Questa panchina è una donazione della Conade di Montevarchi che ci ha dato la disponibilità appunto di installarla nel nostro comune. L'amministrazione ha pensato di inserirla all'interno di una scuola media, la scuola Maggiotti, un complesso di oltre 600 ragazzi che tutti i giorni entrano da questo cancello e prima di fare le scale potranno ammirare questa panchina rossa che è un simbolo importante della violenza contro le donne, ma sarà per loro anche un'occasione di un luogo di socializzazione, di incontro e di confronto. E questa mattina abbiamo avuto appunto proprio la disponibilità di questi ragazzi e ci hanno raccontato due storie di due donne, due grandi sportive che si sono avventurate in un'attività sportiva del tutto maschile, e questo è il messaggio che vogliamo mandare alle nuove generazioni, ovvero di aiutarci ancora di più di quello che la nostra è riuscita a fare nel cercare di arrivare a questa famosa uguaglianza tra uomo e donna che ancora purtroppo a cui purtroppo ancora non siamo arrivati. Ogni anno le morti, tra l'altro i femminicidi sono ancora molto alti, la percentuale purtroppo è addirittura in aumento, c'è quindi una donna che muore ogni tre giorni, tra l'altro il periodo della pandemia ha fortemente inciso in maniera negativa sulle difficoltà legate appunto alla violenza in famiglia, quindi l'attenzione quest'anno in vista del 25 novembre deve essere più che mai alta e soprattutto deve essere fatta di gesti concreti che possono aiutare le nuove generazioni a portare avanti un cammino importante culturale che è indispensabile per arrivare a diminuire e soprattutto a potenziare questo concetto di uguaglianza che in certi settori più che in altri, in certi ambienti lavorativi e sociali più che in altri, è ancora molto, molto difficile, diciamo, da raggiungere.